Siamo ad Hashtag Rally Anch'io e questa è la giornata dedicata ai ragazzi con disabilità. A questo punto siamo pronti per partire per la puntata e quindi si sale. Siamo pronti per partire. Com'è andata? Bellissimo! Bellissimo! Siamo con il sindaco di Ascoli, Hashtag Rally Anch'io. Sì, Hashtag Rally Anch'io, perché in realtà oggi abbiamo aperto questa importante manifestazione qui al piazzale dello stadio. Ringrazio Gabrielli Auto Motorsport e ringrazio la Picena Non Vedenti e per questa importante iniziativa anche a livello sociale. E molti ragazzi non vedenti andranno dentro le auto e vivranno anche delle emozioni nuove, come ho fatto io anche facendo il giro anche con un pizzico di paura. Molte auto da rally fanno il circuito qui al piazzale dello stadio, quindi anche emozionante questo giro. Siamo con l'assessore allo sport, Hashtag Rally Anch'io. Sì, è un'esperienza che ho provato in prima persona, bella, adrenalinica, emozionante, la consiglio a tutti. Oggi è la prima volta che la facciamo grazie a un'intuizione di Giovanni Palombieri della Picena Non Vedenti. E lui l'ha vista, ce l'ha riproposta, noi ce ne siamo subito innamorati, poi la scuderia Gabrielli ci ha chiamato, ci ha detto che lo voleva fare e noi, quando ci sono queste iniziative che toccano sport e sociale, tra l'altro la città Ascoli è una città dei motori sempre più importante, anche grazie ai risultati che ha fatto ultimamente il nostro amico Gabrielli, che sta sempre diventando un'eccellenza che porta sempre più alto il nome di Ascoli. E la Picena Non Vedente invece, sotto il profilo delle società sportive che vanno a toccare anche il sociale, è stata forse la prima società che, al di là del discorso del Torbol, è veramente attiva, immediata e forte, e quindi facciamo i complimenti. Perfetto.
siamo con il vicepresidente e il presidente da Pisano Conveniente. Il titolo è facilissimo, hashtag rally anch'io. È un'iniziativa fantastica, un'ottima intuizione di Marco e di Giovanni, e noi della Pisano Conveniente ogni volta che c'è qualcosa da fare nel territorio lo facciamo con grande entusiasmo. Il ringraziamento va all'amministrazione comunale nella figura del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore allo sport Nico Stallone, nonché all'Automobile Club italiano di Ascoli Piceno e alla scuderia Gabrielli. Quindi è un bellissimo gioco di squadra, con il presupposto che questo è solo il punto di partenza, magari un altro anno lo rifacciamo. Presidente, sei pronto per salire in auto? Sì, sono pronto, è appunto una bella opportunità per tutti i partecipanti, quindi per non vedenti e persone con altre disabilità. Una bella opportunità di vivere emozioni nuove, particolari, e quindi insomma non vediamo l'ora di cominciare questa bella giornata di sport e di integrazione. Quando vi è stato detto proviamo a far salire i ragazzi sopra le macchine rally, che cosa ti hanno risposto dall'altra parte a questo punto? Parliamo di Gabrielli e del tutto il gruppo. Ma da una parte come facciamo? E dall'altra c'era grande però voglia di appunto di mettersi in gioco per provare un'esperienza che è nuova anche per loro. Perfetto. Mano e fai questo segno, capito? Vuol dire alzare il piede. Va bene? Sei? A posto Toni? Do! Sei pronta? Vai! Siamo con Gabrielli, hashtag rally anch'io. Prima cosa, quando ti hanno proposto l'idea dicendo ci hai pensato, però hai detto forse è una cosa fantastica. Ma guarda, come me l'hanno proposta loro dell'associazione, sono venuti da me in azienda, io sono stato molto contento e soprattutto mi sono reso subito disponibile a creare questo evento, perché comunque diamo sicuramente delle emozioni a queste persone poco più fortunate di noi, che sono uniche, e poi anche per la città stessa creare un evento è sempre una cosa positiva. Noi ci siamo messi insieme all'Automobile Club, tutto il gruppo sportivo, anche la P Racing ha portato delle loro auto a disposizione per fare questa cosa, e mi auguro che venga fuori, che si possa ripetere magari negli anni, magari migliorandosi sempre di più. Perfetto. Siamo con il presidente Panichi dell'Automobile Club, hashtag rally anch'io. Stamattina è un'altra delle giornate bellissime che l'organizzazione ACI insieme ai non vedenti sono riusciti ad organizzare. Qui nella zona non abbiamo una struttura fissa per fare certe manifestazioni tipo questa, e c'è stata l'idea di farla qui, quindi tutti i nostri collaboratori si sono attivati, in poco tempo hanno messo in piedi, dico hanno perché io l'ho coordinato, ma in realtà hanno fatto loro e hanno fatto questa, ci faranno trascorrere questa bella giornata. Presidente, quando le hanno proposto questo evento, lei come ha reagito? Non è inutile che lo dica, perché la sento ancora oggi qualcosa che mi gira addosso. Partiamo domani mattina, non ci ho neanche riflettuto un secondo. Bravo, vai!
siamo con il presidente della consulta di disabilità Ascoli, signor Cacciatori. La domanda è: hashtag rally anch'io? Sì, senz'altro, questa è una manifestazione che vede la partecipazione diretta degli amici della Piceno non vedenti, ed è un'integrazione tra loro e la società della Gabrielli Motorsport. E grazie ovviamente al comune di Ascoli e all'ACI di Ascoli, che hanno organizzato questa manifestazione in cui siamo spettatori molto curiosi nel vedere i ragazzi della Piceno non vedenti salire su queste macchine da corsa e provare l'ebbrezza della velocità. L'integrazione è concretizzazione di questa manifestazione del principio di integrazione, che troviamo anche in altre manifestazioni. Abbiamo visto qui i ragazzi del calcio, dell'iniziativa Diamo un calcio alla disabilità, che operano da anni con il Borgo Solestà. Abbiamo il basket in carrozzella che si svolge a Monterocco, al palazzetto di Galosi, e abbiamo anche di recente la Meridiana di Roberto Zazzetti, che ha organizzato qualche giorno fa una gara di pesca sportiva tra i ragazzi disabili e l'organizzazione che governa il laghetto di Cavignano, vicino a Folignano. Poi abbiamo la Vulcanica, società del presidente Marco e di Giovanni Palumbieri, che operano con la Polisportiva Porta Romana nella gestione, nell'organizzazione del calcio. E quindi tutto ciò significa la freschezza delle associazioni che costituiscono la nostra consulta giovanile della disabilità. Siamo con Rita, emozionata per la partenza? È un po' sì, perché questa è un'esperienza che ho voluto fare a tutti i costi, che però so che a un certo punto può darmi dell'adrenalina, che è quello che mi piace, perché a me piacciono le cose un po', non dico pericolose, però un pochino spericolate, sì. Tanto è vero che io qualche anno fa andavo sempre a Mirabilandia, ma non andavo certo a fare la ruota panoramica, andavo sempre a fare i giochi più che ti davano più, che ti scatenavano più adrenalina: l'high speed, il catun, le torri gemelle, quando c'erano i martelli li ho sempre fatti. Insomma, ho cercato sempre giochi non tranquilli, ecco, che mi dessero sempre un'emozione forte, e la stessa cosa spero di provare anche oggi. Con questo spirito mi accingo a partire. Oh.
Siamo con Armando. Allora, Armando, hai provato l'ebbrezza del rally? È la prima volta che provo questa esperienza. È stata veramente bella, perché non si può dire che io non avessi un po' di apprensione. Non ero completamente tranquillo, però io sono stato felice di farla, perché dentro alla macchina, anche se ti sembra di essere ingabbiato, incapsulato dentro al casco, legato sul sedile, eccetera, però quando la macchina incomincia a muoversi e ad affrontare il percorso, che è un pochettino, diciamo, fatto di rapide svolte, curve, girate repentine, eccetera, questo mi ha fatto capire qual è l'abilità dei piloti. È perché è effettivamente una macchina, un oggetto così pericoloso, perché non si può dire che non lo sia, è una macchina che quando ci stai sopra ti dà l'entusiasmo, l'euforia della velocità e anche il gusto dell'ebbrezza che si prova con la perizia dell'autista, ecco. Quindi perché poi alla fine ti senti sicuro.